Buonasera al gruppo degli artisti irpini, ci troviamo a Benevento, al Chiostro di Santa Sofia, in occasione di Benevento Città Spettacolo. Quale miglior occasione per poter vedere la mostra di Luca Pugliese, quindi un irpino doc che prende parte a questo calendario di eventi con la mostra pittorica, la mostra artistica Un mare di pittura dal 25 al 27 agosto. Allora, da dietro cominciamo a riprendere i quadri, Corteggiamenti, agosto 2018, Agora, quindi le ultime novità, sempre di quest'anno, Io e te. E adesso li vediamo in ordine così come li abbiamo nominati. Infatti è una coreografia che abbiamo visto anche in occasione della manifestazione Terre Arte che Luca Pugliese ha tenuto a Liuni, in località Bosco Gaditone. Sempre di agosto 2018 c'è Impeto, e adesso che ci giriamo andiamo a inquadrare ancora una volta Pesci Ricorrono nella sua tematica, quindi ricordiamo che il nome d'arte è Fluido Ligneo. Ovviamente vi lasciamo immaginare questo continuo fluttuare di pesci. E ora ricalchiamo la mitologia greca con la zattera di Ulisse, è un 100 x 150 cm, acrilici su tela, quindi 1 m x 1,5 m. Ricordiamo che nel Chiostro di Santa Sofia è presente anche il Museo del Sangue, come possiamo notare da queste opere, questi bassorilievi, quindi davvero una grande cornice nella quale si trovano i quadri del nostro adorato e amato irpino Luca Pugliese. Verso 9 metri, sempre 1,5 m x 1 m, acrilici su tela di jeans addirittura, quindi veramente una tecnica particolare quella di Luca Pugliese. E infatti il nostro artista si dirige sempre verso mete nuove e diverse. Marzo 2018, Spediti, quindi ancora una volta ricalcare la velocità dei pesci. Occhi vermigli, marzo 2018, vediamo colori molto sgargianti. Acque fredde e profonde, aprile 2018, e mare incerto, che è un po' la dimensione che caratterizza l'uomo di quest'ultimo periodo, l'uomo del terzo millennio. Vediamo, ecco, le opere di Luca Pugliese sul legno. La voglia di mare 2, 1,30 m x 1,30 m, acrilici su tela di jeans. Ricordiamo che questi quadri si trovano nel Chiostro di Santa Sofia, patrimonio UNESCO dal 2011. Sogno caraibico, marzo 2018, ricordiamo le collaborazioni che Luca Pugliese anche nel campo della musica ha avuto con un gruppo cubano. Acqua limpida, sempre di questo mese di agosto, mentre pluralismo etnico a partire dal mese di febbraio 2018. Ci giriamo per poter ammirare nuovamente le sue opere, partendo dal basso verso l'alto. Pesce che è il sinonimo di libertà, e quindi lui lo rappresenta in questo modo. Psicomare, primavera di luglio sempre del 2018, Seguimi ed Esposti, sempre di luglio 2018. Li ripercorriamo così come l'abbiamo nominati.
al mare, 1,5 m x 2,10 m, acrilici su tela di jeans. Ci dobbiamo allontanare per poter ammirare questo quadro dell'artista Luca Pugliese, Marte, fluido ligneo, pop. Finalmente il mare di luglio 2018 e infine scambio di coppia di agosto sempre di quest'anno, che è stato venduto, come possiamo vedere da questa scritta. Quindi complimenti al maestro Luca Pugliese. Questo non riusciamo a vedere il titolo, però possiamo ancora una volta vedere l'elemento comune della stragrande maggioranza delle opere qui presenti al chiostro di Santa Sofia a Benevento. La voglia di mare 1, 2,10 m x 1,5 m, acrilici su tela di jeans. Infatti vediamo la zigrinatura proprio del jeans. Siamo in sottofondo, oltre che Luca Pugliese, anche Fiorella Mannoia qui a Benevento Città Spettacolo. Ancora una volta ci dobbiamo allontanare per vedere al meglio la sua opera. Ricordiamo che l'inaugurazione e il vernissaggio c'è stato questa sera alle 6, la mostra è visitabile dal 25 al 27 agosto dalle 10 alle 13, dalle 18 alle 24, proprio in occasione di questi 6 giorni di manifestazioni qui a Benevento. E allora concludiamo, penso, da qui. Un attimo che diamo un'occhiata per vedere se ci sono altri quadri. Fila sonora, gruppi sparsi e fila indiana. Ora le andiamo a vedere. Tempesta quieta, 1 m x 70 cm, sempre la stessa tecnica che abbiamo visto anche prima. Acqua e aria, 50 cm x 90 cm. E questo è il delfino. Vediamo la firma di Luca Pugliese. E allora vi ringraziamo per l'attenzione e buonasera dal gruppo degli artisti.